Ciao cari amici e benvenuti. Meglio acquistare una Xbox One X o un Xbox One S? La domanda per alcuni potrebbe essere scontata, dato che l'ultima arrivata è più potente, ha le nuove tecnologie. In realtà però le due console continueranno a coesistere assieme, perché la X non è una sostituta della S. E comunque ci sono alcune caratteristiche da tenere in considerazione. Quindi ora analizziamo le due console e rispondiamo a questa domanda. Iniziamo ad analizzare le specifiche tecniche e partiamo dalle connessioni posteriori che offre la console. In questo caso sia le connessioni della S sia le connessioni della X sono perfettamente identiche, cioè le stesse, e abbiamo due connettori HDMI, uno 2.0 che collegherete alla TV, uno 1.4 per un pass-through. Avrete tre porte USB 3.0, due dietro e una nella parte davanti, un'entrata audio digitale SPDIF, un IR out e chiaramente la connettività Ethernet, e per quanto riguarda ovviamente c'è anche la connettività Wi-Fi nell'ultimo standard. Entrambe le console supportano i contenuti 4K HDR per quanto riguarda la riproduzione video soprattutto, e hanno un lettore Blu-ray ovviamente compatibile 4K. Per quanto riguarda l'audio, rimangono compatibili con il Dolby Atmos e il Dolby Digital 5.1. Quindi, dal punto di vista puramente multimediale, se si vuole utilizzare la console appunto come centro di un sistema home theater, per esempio, le due console sono tranquillamente intercambiabili. Passiamo ora alle differenze principali. Chiaramente c'è una differenza nel design, anche se non è sostanziale, e comunque credo che questo fattore non sia determinante in una scelta d'acquisto. Le prestazioni pure della console sono chiaramente l'elemento principale di differenza tra i due modelli, e possiamo dire che l'Xbox One X è dotata di componenti che la possono equiparare a quello di un PC moderno attuale, mentre la One S non è molto differente in termini di prestazioni rispetto a quello che era la Xbox One originale del 2013. Anche Xbox One S è compatibile con il 4K, però è un 4K, come dire, differente rispetto a quello che Microsoft dice che si può ottenere con l'Xbox One X. Quindi parliamo di un 4K nativo su Xbox One X, mentre per quanto riguarda One S veniva effettuata una sorta di upscaling dal Full HD per offrire, come dire, la compatibilità e comunque migliorare un po' la qualità d'immagine su nuovi TV 4K. Xbox One X può gestire il 4K nativo laddove previsto nei videogiochi che appunto lo prevedono, a una elevata velocità di FPS. Ora non vorrei entrare nel dettaglio preciso dei famosi 4K a 60 FPS, perché sappiamo comunque che non sarà vero, almeno non in tutti i casi. Comunque la maggior potenza offerta dalla soluzione hardware presente in Xbox One X permette di gestire anche delle shader migliori, quindi una migliore illuminazione, migliori ombre, migliori effetti speciali nei videogiochi, che chiaramente devono essere ottimizzati per sfruttare questa nuova potenza di One X. Oltretutto, il maggior quantitativo di memoria a bordo della One X permette anche di utilizzare delle texture migliori, quindi all'atto pratico alcuni giochi potranno risultare dal punto di vista grafico, qualitativo grafico, migliori. Per quanto riguarda i giochi disponibili sulla One X, saranno gli stessi identici presenti su One S che poi sono gli stessi presenti su One, quindi il parco giochi di queste tre console sarà totalmente condiviso. Ovviamente, come detto, la differenza principale è che alcuni di questi giochi potranno già uscire ottimizzati, o alcuni riceveranno delle patch correttive dopo l'uscita, che possono migliorare quella che è la qualità grafica dal punto di vista appunto degli effetti speciali o delle texture, o comunque insomma dei piccoli accorgimenti che possono migliorare quella che è la qualità. Insomma, quindi la differenza principale tra One X e One S riguardano unicamente la qualità grafica, in alcuni casi anche un frame rate più stabile. Quindi rispondiamo alla domanda iniziale, cioè quale acquistare tra One X e One S, in maniera secca. Se la vostra necessità è un sistema di qualità da inserire all'interno di un home theater, quindi principalmente per la riproduzione multimediale, per fruire dei contenuti multimediali, non vale la pena acquistare una One X, perché una One S è più che sufficiente. Se siete dei giocatori di buon livello, abbastanza appassionati però non totalmente accaniti, e per voi magari conta di più il gameplay, non vi interessa avere quella texture che migliora un po' la qualità grafica,
allora la One S anche in questo caso è più che sufficiente. Se invece siete dei giocatori super appassionati che passano molte ore davanti alla console e ovviamente avete anche un televisore che vi permetta di sfruttare tutte le peculiarità della nuova console, quindi come minimo un televisore 4K HDR, allora vale la pena investire in questa One X. In poche parole faccio un esempio per definire la differenza principale tra l'utente tipo della One S e del One X e lo faccio con un confronto su PC. Se vi accontentate di un PC con una 1060, una 580 o magari una 1070, o la corrispettiva Vega ovviamente, che vi permette sì di utilizzare tutti i videogiochi con buon livello qualitativo, buone prestazioni, allora siete un utente One S. Al contrario, se non accettate niente di meno di una 1080 Ti perché volete massima risoluzione, massima velocità e massima qualità delle immagini, allora One X. Bene amici, vi ringrazio di avermi seguito in questo video in cui ho voluto, come dire, dare delle indicazioni generali, iniziali, sulla scelta tra One S e One X. Ovviamente, come ho detto, soprattutto nei miei social network, sto utilizzando la One X e farò magari una recensione più approfondita, ma più avanti, perché appunto voglio che sia più approfondita e magari quindi ci rivedremo più avanti ancora con One X. Mi raccomando, date un'occhiata qui sotto in descrizione, trovate i miei social network con i link interessanti e se avete domande lasciatele qui sotto nei commenti, sarò felice di rispondervi. Noi ci vediamo in un altro video, ciao!